puntiamo ad un valore aggiunto, e quello del turismo religioso per noi rappresenta la chiave di volta, se vogliamo. Tutto il territorio del GAL è ricco di monumenti veramente straordinari, di chiese, di cripte, ma soprattutto di santi importanti, come qui è San Giuseppe da Copertino, e dalla Grottella si ripartirà con un centro di documentazione sulla vita del santo, e il premio Salentino dedicato ai cori sacri per noi è un punto di riferimento importante, perché ci proietta in una dimensione diversa, ma soprattutto non va a sommarsi con quelli che sono gli altri eventi, ma bensì rappresenta uno dei nodi importanti per promuovere il nostro territorio. È tutto pronto, manca una settimana, siamo già alla 14ª edizione, è un evento che coinvolge la fede, la musica, lo spettacolo, la carità, ecco, i cori. Cori parrocchiali, polifonici, gospel, che provengono da tutta Italia. Pensiamo da Gorizia, che ci sarà un coro che parteciperà, e poi anche dal nostro Salento, centro Italia. E attraverso questo evento particolare, ecco, noi cerchiamo soprattutto di vivere un momento di, dicevo, della fede, ma anche della musica. La musica, attraverso la musica, valori che si trasmettono per la vita dell'uomo, per la comunità, ecco, per ogni persona. E poi anche l'aspetto della carità, ecco, l'attenzione di solidarietà, l'apertura dell'evento ogni anno a delle situazioni di difficoltà del territorio nostro copertinese, con riferimento al reparto di pediatria dell'ospedale di Copertino. Quest'anno il tema poi è importantissimo: l'uomo nuovo canta il canto nuovo, tutto in chiave agostiniana, per cui l'ambizione del festival fa il salto di qualità sicuramente, perché non soltanto offre l'opportunità di riscoprire l'arte in questo senso, ma la coniuga anche con il tema. È una sfida complessa, perché qual è l'uomo nuovo nel 2015 e nel secolo che ci attende? E Sant'Agostino è ancora attuale, sicuramente giovanissimo, perché alla luce di tutto quello che sta accadendo, la riflessione ci deve dire sicuramente che un uomo nuovo è necessario per poterlo cantare, un po' sulla scia anche di Don Tonino Bello, siate lievito nuovo, quindi la sfida si fa entusiasmante.